Allora, sono Fabiana, abito pontenizza da sempre, ho 23 anni e sono 5 anni che lavoro in questo bar, che è uno dei bar storici di Pontenizza ed è il bar sport. Sono anni e anni che ci sono, lavoro da sempre come tabaccheria, quindi è un punto di riferimento anche per quello, oltre al bar, quindi c'è molto passaggio anche per quello. Un po' di tutto, dai giovani agli anziani del paese, domenica pomeriggio ritrovo degli anziani del paese, della zona, comunque è un punto di riferimento, di scambi, di opinioni, si sente un po' di tutto, ecco, dalle vecchie storie all'attualità qui, perché... I signori parlano di tutto, la domenica si sentono vecchie storie, i ricordi della gioventù, di com'era prima il paese, com'è cambiato, di quanto hanno lavorato e di quanto questi paesi siano fondati sul lavoro, sull'agricoltura, di com'è cambiato nel corso del tempo la produzione, come noi giovani ci rapportiamo a loro, come era diverso prima. Comunque per me all'inizio è stato difficile magari avere a che fare con una clientela. Invece poi ti abitui e è bello, perché vedi la saggezza e l'educazione e impari tanto dalle persone anziane che comunque sono quelle che vengono qua e si fermano, perché anche se qui è di passaggio, i clienti veri sono loro, diciamo. Veterani, sì, abbiamo il nostro macellaio che clienti fissi, poi c'è altri signori, c'è Luciano, no? Ci sono diversi. Il bello dei paesi penso sia rimasto questo. Il fatto che esci e puoi parlare con tutti, puoi scambiare un'opinione. La differenza è che in città non ci abiterei mai, perché la freddezza che c'è, già da Voghera, cioè qui siamo ancora proprio come una volta, secondo me. La gente è tradizionale in tutto. Giovanene Luca, lui è un po' uno che conosce tutti, che sa tutte le storie, viene chiamato Giovanene, sarebbe Giovanni, ma lui è un personaggio, domani